Ciao e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi voglio dedicare un video a questo strumento che arriva dal passato. Non sto scherzando, infatti è una chitarra che ho acquistato nel 1999, quindi quest'anno compie ben 20 anni. Tra gli strumenti che possiedo sicuramente è quella che ho da più tempo. È un Ibanez PF200 CET Cutaway con un sistema di amplificazione originale della Ibanez con un colore secondo me molto ma molto bello. Non so se dal video si riesce a vedere, con tutte le venature a vista ed è un colore blu, ma a volte prende anche delle sfumature sul verde. Prima di andarla ad ascoltare, vi ricordo di iscrivervi al canale e di spuntare la campanellina per ricevere tutti gli aggiornamenti sui prossimi video. Tavola in abete, fondo e fasce in nato, la tastiera in palissandro e il manico in mogano. Tutta originale, non ho fatto nessuna modifica, infatti i tasti sono un po' da sarebbero un po' da sistemare. In questi 20 anni sicuramente alcuni dettagli hanno cambiato il loro colore, come il binding qui che era bianco, adesso è sul giallino. Alla fine comunque ha acquistato un aspetto più vintage. L'ho utilizzata veramente tanto questa chitarra, ho fatto tanti live e soprattutto diversi lavori in studio. La cosa che mi piace di questo strumento è il suo suono abbastanza cristallino e ben equilibrato. Ha sempre montato delle corde 0-11, uso le D'Addario e devo dire che con questo tipo di scalatura mi trovo abbastanza bene, è una scalatura comoda per la chitarra acustica. Va bene, ok, andiamo ad ascoltarla. Ve la faccio ascoltare sia microfonata che con il piezo originale. Thank you.
Bene, per questo video è tutto, io spero che vi sia piaciuta questa chitarra, se il video vi è piaciuto mettete un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, mi raccomando spuntate la campanellina per ricevere tutti gli aggiornamenti, chissà magari vi ritrovate questa chitarra in un negozio di strumenti usati e saprete già come suona. Vi ricordo che è uscito anche il volume 12 di Guitar & Bass Backing Tracks che trovate su tutti i digital store, vi lascio il link in descrizione. Aspetto i vostri commenti. Fatemi sapere se questo tipo di suono vi piace o se preferite altre tipologie di sonorità acustiche. Io vi saluto e ci vediamo prossimamente con altre novità. Ciao!